Devo ringraziare tanta di quella gente che neanche me la ricordo tutta, per quanto ognuno ha collaborato in qualche modo a questo risultato che era voluto fortemente da tutti, infatti durante tutta la campagna elettorale il leitmotiv era riportate lo sportello del cittadino al suo posto, perché noi non vogliamo più stare su in centro storico, è difficile arrivare, le persone che hanno difficoltà motorie non ci riescono ad arrivare. Avevamo detto che lo facevamo e lo stiamo facendo, però lo stiamo facendo veramente con un concorso corale di tutti quanti a Spoleto. A parte che chiaramente a monte c'è un ringraziamento enorme che bisogna fare al dottori Rosati e Galli, che ci hanno messo a disposizione con grande senso civico, devo dire, anche i locali, restituendoci, e il comune non pagherà nulla in termini di affitto per questo specifico servizio, quindi materialmente i locali sono stati messi a disposizione del comune gratis, e di questo appunto siamo molto grati, perché c'è stata veramente una disponibilità esclusivamente motivata da ragioni civiche. Devo aggiungere una sfilza di ringraziamenti talmente lunga, e permettetemi, il primo ringraziamento lo faccio necessariamente all'assessore Alessandro Pedoni, che ha seguito attentamente tutte le fasi organizzative e anche dopo, ed è stato molto cortese, e poi a Dina Bugiantelli, che è stata che è stata veramente una sovrintendente ineccepibile a tutte le varie fasi, e poi mare di altre persone, tra cui il nostro responsabile informatico Ventura, che è stato dietro a tutto. Permettetemi anche di ringraziare in particolare tutte le ditte che hanno collaborato a tutto questo, come per esempio Telecom, DIM e via dicendo, che hanno abbondantemente portato un contributo anche in termini di velocizzazione del servizio, perché va sicuro che ricostituire gli impianti, rimettere a posto tutto quanto è stata una fatica, e il mio fegato ne ha risentito fortemente, e questo ve lo posso proprio garantire. E però adesso ce l'abbiamo, cerchiamo di utilizzarlo al meglio, cerchiamo di utilizzarlo in maniera da poter avere un servizio permanente che funzioni, e soprattutto speriamo che a questo punto tutti siano finalmente soddisfatti, visto che la parola soddisfazione è un po' rara da pronunciare, ma stavolta almeno io sono soddisfatto. Il primo spoletino è soddisfatto, spero che anche gli altri lo siano.